Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di recensioni veloci. Questa sera parleremo del misuratore di pressione da polso della iLogic. Eccolo qua, è arrivato questo piccolo misuratore di pressione da polso, questo con la sua fascia appunto per il polso. Andiamo a vedere subito dentro cosa c'è. Ed eccolo qui con il suo contenitore. Arriva appunto questo misuratore da polso, le batterie in dotazione, il manuale anche in lingua in italiano e il tagliandino appunto per la garanzia. Quindi molto semplice, molto pratico. Qua abbiamo le indicazioni appunto delle pulsazioni e la pressione per quanto riguarda sistolica e diastolica. Andiamo appunto, qua abbiamo il tasto dell'accensione è sicuramente questo è il tasto per memorizzare, molto semplice. Andiamo appunto a aprire il vano per inserire le batterie al suo interno. Bene, abbiamo inserito le batterie all'interno. Accendiamo. E ovviamente come accendiamo il sistema va in errore se non l'abbiamo messo appunto al polso. Ovviamente nel manuale ci sono le indicazioni per per il corretto utilizzo. Qua appunto abbiamo le indicazioni, qua ci sono i riferimenti appunto per quanto riguarda la lettura della pressione, modalità di lavoro, cosa viene dato in dotazione. La possibilità appunto di registrare due utenti, il livello della batteria che trovate appunto negli display, lo vedremo. Il messaggio vocale, indicatore di movimento del corpo, vi indica anche se vi state muovendo o meno. Questo è molto utile. Qua l'indicazione di come si mettono le batterie, il valore appunto della memoria che potete registrare e qua è indicato come va utilizzato, quindi in posizione appunto seduta, non lasciando appoggiato il polso direttamente appunto come vedete in questa posizione. Ben fermi, questa è la posizione corretta e anche i consigli per l'automisurazione. Facciamo una piccola prova. Il dispositivo stringe molto lentamente, per fortuna. L'indicazione dei. L'indicazione c'è cioè a destra le pulsazioni, l'indicazione appunto del battito a livello grafico. Ecco qua, pulsazioni, pressione minima e massima. Adesso vabbè, sono un po' alte, diciamo. Però la misurazione è abbastanza immediata, ne faremo altre per verificare. Display molto ampio, la misurazione abbastanza veloce, comunque graduale, qua appunto l'indicazione anche di come va posizionata al polso. Devo dire che comunque sicuramente molto pratico, piccolo, costa poco, è sicuramente una cosa utile da tenere, questo rispetto appunto a questo da polso invece che da classico da braccio, ma è molto più pratico sicuramente, ma faremo altre prove per verificare un po' se i parametri sono abbastanza fedeli. Cerchiamo tramite questo misuratore, comunque l'Omron, che comunque è definito comunque uno dei misuratori molto precisi, vediamo un po' di capire se i parametri rilevati qua al posto sono abbastanza simili. Adesso le condizioni magari non sono ottimali, ma comunque è quantomeno un punto di riferimento. I parametri sono abbastanza differenti, adesso a prescindere dai parametri, insomma, se dobbiamo chiamare o meno il pronto soccorso, ma a prescindere abbiamo dei parametri un po' diversi. Adesso faremo le misurazioni comunque in modo separato, in tempi diversi.
Come potete vedere, ho fatto due misurazioni utilizzando appunto in tempi leggermente diversi, non contemporaneamente, e i parametri che possiamo vedere sono abbastanza simili, insomma, non c'è una grossissima variazione, quindi comunque sembra abbastanza attendibile. Faremo altre prove per verificare un po' la misurazione. Considerazioni finali per questo misuratore di pressione da polso, questo misuratore digitale, direi comunque buono, è piccolo, pratico, costa poco, ha la possibilità appunto di memorizzare diversi parametri registrati appunto per due utenti diversi, un display molto ampio, e quindi comunque una misurazione di pressione sembra abbastanza precisa. E quindi che dire, per questo prezzo allo spegnimento automatico addirittura, comunque ci sono dei parametri di pressione che trovate anche nel manuale. Devo dire che comunque è un articolo da avere senza dubbio, può essere sicuramente molto più pratico rispetto a quello da tenere sul braccio, quindi comunque ve lo consiglio. Alla prossima recensione di Recensioni Veloci.